Grazie a tutti. La Commissione è oggi convocata per proseguire nello svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge Camera 4135 Governo approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Io sarò velocissimo perché faccio riferimento all'articolo 5, eh, comma b, in cui, lettera B, scusate, di cui noi chiediamo la soppressione. Eh, primo perché l'articolo 5, lettera B fa riferimento a una norma che non esiste eh, nel, nel, nella legislazione italiana, cioè il famoso fascicolo del fabbricato. Quindi non, non si capisce come sia stato introdotto in questa norma. Numero due, vogliamo ben definire e chiarire che il famoso fascicolo del fabbricato è stato dichiarato incostituzionale con varie sentenze, peraltro, l'ultima del 2002, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. È stato poi ancora nei vari tentativi fatti in Italia. Di introdurre questo fascicolo eh, bocciato dal TAR nella regione Lazio per le motivazioni che qui eh, riporto e in più eh, molti studiosi, eh, ho riportato qui alcune, alcune dichiarazioni, eh, non, ritengono che non si tratti non si tragga nessun beneficio per la sicurezza da un mero fascicolo del fabbricato. Allora, il fascicolo del fabbricato non è altro che una raccolta di usi. Che le pubbliche amministrazioni già hanno e di cui tutti sono in possesso. Fare pagare al cittadino l'uso del fascicolo del fabbricato, che potrebbe, potrebbe, da conti che abbiamo fatto, costare dai 3 ai 4 mila euro a unità immobiliare, quindi non parlo dell'intero condominio. È un creare lavoro per alcune categorie che stanno spingendo forte su questo tema, anche in Casa Italia, e quindi chiudendo i miei due minuti vi dico leggetevi per cortesia con attenzione questo documento, informatevi bene perché so che non è di vostra competenza perché siamo in Commissione Lavoro, ma il fascicolo del fabbricato non può essere introdotto in una norma perché non c'è una legge che lo prevede.